sereno. Allora, Silvia, andiamo col pagellone. Andiamo col pagellone. Sei calda? Si fanno queste domande qua, una signora, ma dai! Sei calda col pagellone, Silvia, ma come sei maliziosa. Ah. Sigletta? Sigletta! Piedi o seduta? Come viene, dai. Ah, tocca a me. Allora, con cosa iniziamo? Col 4? Guardalo. Ah, quattro avventura! No, quattro sì, signore. Avventure gli hai dato. Vabbè, flop no, poi quattro. Ancora peggio. Ma caro Simone, ti spiego perché. Perché io ho letto le dichiarazioni di Ventura subito dopo la partita. Le hai lette adesso? Nel senso che no, queste sono altre cose. Ma si può tornare in studio. Allora, perché poi magari così. Allora, sai che cosa ha detto Ventura dopo la partita, dopo la sconfitta col Cagliari? Ha detto... La sconfitta è figlia di una squadra con poca esperienza e poca qualità. Come dire, quando si vince, vinco io. Quando si perde, perdono loro, che non hanno esperienza e qualità. E caro signor Ventura, non si fa. Quando si vince tutti. Quando si perde tutti. E non che indichi nella... Sì, certo. Che dici che i tuoi giocatori hanno poca qualità, mi sono sbagliata. Poca qualità e poca esperienza. Quattro. Andiamo col 10. Andiamo col 10, va? Quindi certo. La media è 7. Per tutto quello che ha fatto fino Simone adesso... Simone non è mai venuto, ma devo dire che me lo stai terrorizzando. Perché? Cioè, neanche il più cattivo degli attaccanti. Cioè, tu me lo stai davvero terrorizzando. No. Allora, Simone, però gli do comunque 10 a Ventura perché lo ringrazio per tutto quello che ha fatto fino adesso e che farà ancora e per quest'anima che è riuscito a dare al Toro che... A parte il toro di Lerda, che è quello che preferivo, non vedevo un toro giocare bene così da tanto tempo. Senti, ma tutti questi fogli di giornale che ti sei portata dietro, sì. A che cosa perché, servivano? No, allora, no, un perché attimo, perché poi vorrei dare invece, ma solo per oggi, vorrei assegnare un 2, che non l'assegno mai il 2. Oddio, questa ma non la settimana si va dal 4 al 10. Si va dal 4 al 10. 4-10, ma questa settimana do anche un 2, ditemi se siete d'accordo. A chi lo dai? Allora... A Petrarca. Lo do purtroppo a un come? Collega. A chi? Ma glielo do io in veste di, non sua collega, ma in veste di tifosa. Al signor Marco Bonetto per questa cosa che ha scritto. No, a Marco. Cosa proprio a Marco. Perché? Perché allora, sentite, dice, pressioni e rischi serve più società. Ventura va aiutato, i giocatori sostenuti o pungolati, ma la struttura dirigenziale resta un punto debole. E non è tutto vero. Giusto. Poi dice che Comi non conta niente, che Petrachi è così una roba che passa lì di lì per caso. Allora, voglio dire, magari è tutto vero. Però, caro signor Bonetto, queste cose perché non le hai dette dopo Torino-Cagliari? Dopo Atalanta-Torino. Troppo facile dirlo dopo Torino-Cagliari. Io sono stufa di persone che o gufano o inzuppano nel pane, dicono in meridione. Queste cose qua, se uno ha coraggio, le scrive quando il Torino offre una prestazione come quella che ha offerto a Bergamo. Però è troppo generale, comodo però scriverlo critica, dopo Torino-Cagliari. Però la critica no, è generale, non è specifica. No, ma non mi sta bene che no, in un intendo momento... dire, il Torino può anche andare a vincere a Palermo, ma l'articolo rimane valido lo stesso. Poi, certo, l'articolo sicuramente è valido ed è frutto però le dice di notizie. È uscito fuori proprio dopo la sconfitta. Mi dà per fastidio, carità. No, mi dà fastidio. Non è la prima volta che Marco scrive di queste cose. Fosse la prima volta, allora io pregherei. Ma Marco ha già scritto più di una volta. Sì. Infatti, io cose, non contesto non né il collega e né quanto scrive, che sicuramente è frutto. Devo dire di... che sono anche cose che abbiamo scritto tutti ripetutamente. Ma infatti, io non contesto il. Io no, dico no, soltanto la tempistica, tu che dici, nel capito? Momento in cui uno poco affonda, ti danno il calcio sulla mano e tu sprofondi ancora di più nel baratro. Capito, ma scusa, dillo. Allora, facciamo una cosa, dillo quando vinco, vediamo se hai coraggio. Ma non è la prima volta che quel giornale esce con delle cose subito. Ma no, ma... No, ma in no, io permettetemi momenti... di difendere il giornale, però soprattutto di difendere l'articolo. Sulle tempistiche si può discutere. Io quello, Marco, di quello parlo. Naturalmente il numero di telefono vale soprattutto per te, se hai voglia di chiamarci, noi siamo qua. Però mi sento di difendere quello che ha scritto Bonetto. Anche lo io, sottoscrivo, ma io non contesto. Io lo sottoscrivo dalla prima all'ultima riga. Non entro dalla prima nel merito, sicuramente è giusto, ma se ci sono delle critiche da fare, non facciamolo nel momento in cui stiamo tutti soffrendo, piangendo, cercando di capire, mi vai ancora a dire quello, e che diamine,
cerca di essere un po' impopolare. Fallo nel momento in cui voglio vedere se avete coraggio. Sì. Voi, giornalisti sportivi. Sì, invece posso dire due cose. Prende con me adesso. Posso dire due cose rispetto alle dichiarazioni di Ventura dopo la partita col Cagliari. È vero che ha detto che il Cagliari ha molta qualità, non ha, però non mi è parso che abbia detto che Thor non ne ha. Si è riferito al Cagliari, ha detto questa squadra è in Serie A da tanti anni e non è un caso se questi giocatori sono in Serie A da tanti anni. Quando si è presuntuosi significa che non si è capito quello che si è e quello che si può diventare e quindi si paga. Questo ha detto. E mi sembra che l'approccio, e mi sembra che l'approccio sia giusto, nel senso che questo toro è indiscutibile. Questo toro in questo momento può vincere, non dico con chiunque, ma può vincere con tante squadre, ma può perdere anche con una squadra di B, se non si ricorda da dove viene. Quindi da quel punto di vista lì non mi sento di contestare. Ecco perché io mettevo nei flop la squadra, perché ha giocato un po' con presunzione. Sai che sì, la mia paura era quella, due volte davanti alla telecamera, cioè proprio ha guardato quale fosse la telecamera da impallare il tracket che è passata davanti due volte. Buono. Ma Carlo Punto G mi ha offerto una caramella. Ah, bene, grazie Carlo, grazie Punto G. Adesso la troviamo spiaccicata da qualche parte. No. Tony, dicevi, scusa. No, dicevo, per quel motivo ho messo la squadra nei flop. Sì. Perché io l'ho vista un po'... In realtà Silvia non l'ha messa. No. Non vuole scrivere. No, la squadra, ma no, una cosa costruttiva, dicevo io. Perché abbiamo abbassato un po' la guardia, nel senso arrivavamo sempre secondi sulla palla. Mm. Loro volevano di più. Non abbiamo fatto un tiro in porta, perciò... Glicky c'ha la cappa, se sì. Scrivo tutti, sì. No, non li sai. Tutti, Silvia. No, poi l'hai messo ha messo il click in porta. Sì, non te li ricordi, guarda. Ma che stupida! Scrivine uno per reparto. Ha messo il click in porta, mentre lei adesso parte con tutta la famiglia. Poi ho detto, ricordati, no, segnalo che sono 32. Ricordati che Loria non gioca più. Peccato. Certo che Loria era uno di quelli che incarnava proprio lo spirito Granata. Assolutamente. Adesso non perché ce l'ho qua a fianco. Però vedere lui in campo... Perché... Tu hai giocato di fianco a Angelo, a Ogbonna, quando lui era proprio giovane, forse tu eri quello che comandava, se tra i due uno deve dare qualche dritta e l'altro deve applicarsi. Sei stato l'ultimo a insegnargli qualcosa. Esatto, e hai vissuto questa crescita di Ogbonna anche successiva, non dico come un merito tuo, ma con una soddisfazione anche tua. Sì, ma Angelo è un ragazzo che ha... tante qualità e ha tanto ancora davanti, dei margini di miglioramento ancora ampi, pur essendo già adesso comunque un nazionale, perché nonostante la categoria lo scorso anno è stato convocato in nazionale, quest'anno è pianta fissa, quindi è un giocatore importante, ma lo potrà diventare ancora di più, perché posso ha le potenzialità, le caratteristiche per poter diventare un grande difensore. Posso leggervi qualche messaggio così al brucio? Paola dice, perché non tradurre il filmato che avete fatto vedere all'inizio del programma, il filmato del museo in inglese per far conoscere la nostra storia a livello internazionale? Poi dice, tanti saluti a Simone, davvero un giocatore da Toro. E ancora, beh, ce ne sono tantissimi. Silvia, se hai voglia di andare a scrivere puoi mettere Bianchi fra i top, perché lo hanno segnalato tantissimi, e altrettanti hanno detto Ventura nei top. Eccola qui, Adriana dice, la signora Vada parla da tifosa e ha ragione, da vendere. Non so a che cosa si stia riferendo, no. Probabilmente al discorso di Ventura. Ma certo, che appena sbagliamo qualcosa sono tutti lì a fare i gufi. Diciamolo quando... Sì, sempre solo questi giornali. Io credo che, voglio dire, Simone è stato a Roma. A Roma la pressione dei giornali sarà ben più forte rispetto a quella di Torino, no? Sì, però ogni città c'è la sua, quindi in ogni città si dice ma le persone che sono qua non ci sono dall'altra parte, quindi è sempre così, quindi ogni città ha la sua, quindi persone, vedi, ci sono sempre. Siete voi giornalisti sportivi, bene. Siamo noi giornalisti, anche tu. C'è un amico al telefono? Al telefono, lo sentiamo? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, come si chiama? Io sono Marco e telefono da Torino. Buonasera Marco, dica tutto. Allora, innanzitutto un grosso saluto a voi, al professore, a tutti quanti, e un grande abbraccio a Loria che ci ha dato tante soddisfazioni
e come si è detto anche prima ha incarnato l'essere toro. Dopodiché volevo dire solamente una cosetta, che il Torino domenica ha perso, io ero in maratona a soffrire come tanti fratelli granata, ma malgrado questo gradirei, cioè mi piacerebbe che comunque ci sia sempre la passione del toro, e cioè che tutti quanti, anche quando il Torino va male, dobbiamo essere più vicini alla squadra, più vicini ai giocatori e elogiarli sempre per quello che fanno, anche perché quest'anno, come lo scorso anno, non hanno lesinato volontà, gioco e passione. Lo stesso Meggiorini, che può essere un giocatore che a tanti non piace, io me lo ricordo le ultime 5 giornate dello scorso campionato, ha dato l'anima, e quindi io spero che lo stesso Meggiorini nelle prossime partite dia l'anima come quelle ultime 5 giornate. Grazie mille, continua a seguirci. Posso chiedere una cosa a Loria su questo? Lo vuoi chiedere? Allora, fai subito la domanda, la risposta dopo la pubblicità. Io sono d'accordo con lo telespettatore. Preferisci marcare un attaccante che si muove molto, fa gran casino ma non segna mai, o uno di quelli che la palla non la tocca ma quando la tocca la mette dentro? Vabbè, quelli che non segnano mai è meglio. Meglio Meggiorini allora, che no, Milito. No. Meglio marcare quelli forti. Barbara dice, ho incontrato Loria domenica in centro, mi sono presentata, gli ho fatto anche una foto, devo dire che è una persona squisita e disponibile, un uomo da toro, peccato non ci giochi più, ed è anche un gran bell'uomo. Grazie. Questa è Barbara, poi se vuoi ti diamo la mail. C'è ancora, a proposito di Loria nei top, tutte le volte che lo incontro in centro a Torino con quel suo tatuaggio nella gamba, è un grande, Dino. Adesso però siamo curiosi di capire qual è il tatuaggio sulla gamba. E lo incontra d'estate, quando c'ha le bermuda, perché non credo adesso, che vada allora, in giro in braga corta. Andiamo in pubblicità, ma un secondo prima della pubblicità, vediamo un attimo quello che ci dice un amico che non si firma e che chiede quando gioca Sansone. Questa è un po' anche la domanda che pongono molti tifosi. Sansone in gioca ore. Quando giochiamo contro i Filistei. Quando, soltanto. Mi pare sia nel girone di ritorno. L'ultima di campionato? Volete Sansone? Aspettiamo le vostre risposte. Prima della pubblicità, dai, facciamo un piccolo salto su Simone Loria. Andiamo a vedere una cosa che lo lega alla Battipagliese. Andiamo a vedere e poi andiamo in pubblicità, dai. Ce l'abbiamo, sì, un secondo. Te la ricordi? Siamo andati lontano. Andiamo negli anni 90, Fine anni 90. Andiamo a vederlo insieme e poi andiamo in pubblicità. Una punizione per un fallo su Olivari vicino alla bandierina. Il cross in aria di De Flori rompe il terzino della Battipagliese Loria, che mette nel sacco il vantaggio che manda in tribudio i tantissimi spettatori del Luigi Pastena. Una controfigura, mica lui. Era un gol salvezza. Gol salvezza, uno dei primi della tua carriera, si può dire? Forse il primo. Che maglia aveva sta Battipagliese? Però quel colore lì addosso a Simone stava malissimo. Non bellissimo. Pubblicità, ci vediamo fra pochissimo.